Come saprei, dirige l'orchestra il maestro Pinuccio Pirazzoli, canta Giorgia. Come saprei capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi? Io ci arriverei nel profondo dentro te, nei silenzi tuoi, emozionando sempre più. Inizio da te perché ho visto che tra l'altro hai seguito, facevi con il labiale sì. Tutte le note per vedere se lei seguiva esattamente esatto. La volevo Giorgia. Volevo solo fare una domanda a Lidia, tu hai seguito soltanto l'interpretazione di questo Sanremo o ti sei ispirata anche alla Giorgia di oggi? Diciamo che ho seguito più quello, però ovviamente Giorgia di oggi un po' dentro di me c'è, perché io perché lei mi seguo faceva da molti te. Meno esatto, melismi, esatto. Era molto un po' di pulita, Giorgia di molto... oggi l'ho seguita sì. E quindi ci hai messo un po' e un po', sì. Però ci hai messo tutto bene. Chapeau. Vincenzo. Stupisce la bravura proprio come cantante, ora sembri una star proprio, una cosa pazzesca. E sulla somiglianza con Giorgia della voce, da un certo punto in poi, secondo me, sei diventata identica. Perché all'inizio non era proprio... secondo me precisamente la voce di Giorgia, seppur cantata benissimo, poi dopo mi è sembrata davvero uguale tale quale, tale quale. Grazie mille Giorgio. Sì, ora se vogliamo proprio da cercare il pelo nell'uovo, assomiglia più alla Mastronardi, come dicevi giustamente te, più che a Giorgia, ce l'hai un po' della Mastronardi, però come voce, insomma, veramente al di là di ora dell'imitazione di Giorgia, l'imitazione straordinaria della settimana scorsa, per cui noi abbiamo davanti ancora quel paragone, per cui tutto il resto sembra quasi ascendere, no? In realtà tu hai una voce meravigliosa, cioè tu puoi fare una tua storia, una tua carriera, una tua vita, ma ti devo dire che
Flora ha una... Guarda, sera io, Brignano e la sua zia una sera a cena, è vero? E ha fatto un pezzo come ti vorrei, com'è? Non l'ha cantata nemmeno tutta. Un pezzettino. Un pezzettino che doveva cucinare. Poi ho chiuso la finestra. Mi preoccupo di questa imparzialità della giuria. No, comunque andremo a vedere. Bene, Enrico. Allora, io direi che vabbè, la voce veramente. No, chapeau, è proprio. Sdraiati a tappetino, veramente straordinaria, straordinaria. È, non lo so, è, non si trovano gli aggettivi, perché tendenzialmente dice, ma la domanda è, ma dove stava fino a ieri questa? Che... Vedi, è uno dei compiti di tale quale, è uno dei compiti di tale quale. Sul look, sembri Virginia Raggi... No, quando, quando parla con Virginia Raggi, quando parla con quelli dell'Agotra, dell'Atac, sì, sì. Però tolto questo, così devo dire straordinario. Poi io ho una una cosa, un segreto. Io c'ho casa attaccata a Giorgia. Infatti vale molto di più adesso al catasto, perché perché chiaramente è quello c'è scritto, cioè, perché tu sai l'album prima che esce, quindi qui lo devi pagare. Ah, ecco. Allora, quando faccio la doccia, quindi mi sono un po' sentito nella doccia con Virginia Raggi. Allora, io colgo l'occasione per salutare Giorgia, perché con grande affetto. La adoro. Abbiamo detto l'inimitabile Giorgia, ma brava, brava, brava. Accomodati pure. Dimmi, dimmi, dimmi.